l'ho sentito la Perché restaurare i film e fin dal titolo ho voluto cercare di mettere un po' in evidenza quella che era la cosa che mi interessava di più e quindi provare a fare il punto e a offrire degli spunti per riflettere sul senso di quello che facciamo noi come restauratori, come cinetecari, ma anche su che cosa vuol dire garantire un futuro al cinema del passato, che dovrebbe essere un tema e un problema che potrebbe interessare tutti quelli che amano il cinema e non solo chi lo fa di professione o si occupa di questi aspetti di professione. In questo senso mi piacerebbe presentare il mio libro come un libro politico, e ci tengo insomma molto anche a questa parola, nel senso che permetta di riflettere su quelli che sono i problemi, su quelli che sono gli errori, su quali sono i condizionamenti che vive il restauro anche nella sua concretezza e nella sua quotidianità, in relazione alla teoria, ma anche in relazione per esempio a quelli che sono i finanziamenti, a quelli che sono i problemi nella resa adesso nel passaggio, con il passaggio al digitale, quelli che sono i dibattiti rispetto alla conservazione a lungo termine. In questo senso una cosa a cui terrei molto è che tutte queste cose che magari possono suonare un po' astruse, possono suonare un po' difficili per chi non lavora in una cineteca o non lavora in un laboratorio di restauro, possano diventare invece più leggibili, perché credo che la democratizzazione del dibattito su quelli che sono i problemi in un momento così delicato come questi anni di transizione dall'analogico al digitale non possa che fare bene a tutti. Da una parte a noi cinetecari, a noi specialisti, non può che fare bene il confronto con, e l'apertura con il mondo esterno in un certo senso, e anche sentirsi più appoggiati dalla comunità dei cinefili rispetto alle scelte che compiamo può essere positivo. E dall'altra, per chi ama il cinema, conoscere meglio e capire meglio che cosa vuol dire restauro può essere un'opportunità per conoscere meglio i film che si amano e anche per diventare tra l'altro un consumatore più consapevole. Nel momento in cui ci proporranno la versione restaurata del dato film, magari sapremo leggere un pochino meglio che cosa questo significa e se si tratta veramente di un prodotto valido oppure se si tratta solo dello sfruttamento di un marchio commerciale.